Bentornato nel mio canale YouTube. Oggi è mercoledì 17 marzo 2021. Oggi tratta bene tutti quelli che ti circondano perché forse ti aiuteranno a tornare. Vorrei che tu potessi. Un giorno fortunato. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Gemelli. Traditi dal governatore Mercurio. Che smacco. Oggi a tradirvi non è un astro qualunque, ma il vostro governatore Mercurio in persona, che dal segno amico dell'acquario, da dove vi ha a lungo ispirati, poco prima di mezzanotte è entrato in pesci, correndo verso il sole allo zenith in quadratura. Probabilmente vi sentirete illuminati, senza capire che è tutta un'illusione. È Nettuno a distorcere la realtà nascondendola dietro una cortina di fumo colorato, con la complicità della luna pomeridiana che scivola nella vostra dodicesima casa, dove comincia a occuparsi di mistero. Sempre così, quando i migliori amici voltano le spalle lasciano un vuoto incolmabile, che paradossalmente si riempie piano piano di nuovi interessi e nuove passioni. Discutere con un superiore oggi non porterà a nulla, se non a confondere ancora più la situazione, già opaca e complessa. In ogni caso non contate sull'appoggio di colleghi, che promettono sostegno, salvo poi defilarsi all'ultimo minuto. Punto. Astro tarocco del giorno per Gemelli. Regina denari rovesciato. Una donna, benestante, ma falsa, imbrogliona, imbonitrice. Può essere un'amica, una parente, una collega, molti guai dipendono dalla vicinanza di questa donna. Mancanza di responsabilità, bilanci compromessi, sperpero di denaro per una donna, prestiti non restituiti. Punto. Colpi di fortuna e vincite. Sarai simpatico e attraente. Serata allegra. Dedica più tempo alla famiglia e alla salute. Fai delle lunghe passeggiate. Non lasciate che gli altri giudichino il vostro progetto. Lavorate di più, meglio e con più energie su di esso e non raccogliete provocazioni. Qualcuno potrebbe cercare di farvi desistere solo per invidia. Quante volte lo avevate desiderato, ora che è vicino a voi sembra quasi che non vi importi più nulla. Punto. Riceverete garanzie di fedeltà ma non saranno soddisfacenti. Del resto dovete moderare la vostra gelosia e possessività. Oggi non ammette indecisioni. Il troppo tergiversare potrebbe inesorabilmente portarvi verso decisioni sbagliate che potrebbero compromettere una parte significativa di vostro futuro. Un'amicizia potrà trasformarsi in amore. Ottimo dialogo in famiglia. Punto. Vi preoccupate troppo per persone che non lo meritano. Pensate di più a voi stessi. Gente egoista potrebbe crearvi dei disagi. Cercate di tenerli a distanza. Tenete per voi le vostre opinioni oggi che particolarmente gli altri sembrano non ben disposti a considerarle. Avrete delle buone idee riguardo a un progetto che avete in mente. Punto. Ogni giorno porta il suo affanno e oggi potreste avere qualche motivo in più per recriminare, anche se per l'amore si aprono buone prospettive, con la conferma di alcuni importanti rapporti di coppia. Per il restante non si potrà dire certo che questo è un giorno fortunato. Punto. Non fatevi turbare dalle tensioni in amore. Di solito riuscite a prendere le cose in modo sufficientemente distaccato, ma oggi dovrete fare uno sforzo speciale per non entrare troppo in confidenza con una persona che incontrerete. Oggi dovete cercare di prendere due piccioni con una fava, dare importanza al lavoro e alla vostra famiglia. Sarete stanchi e distratti a livello professionale e rischierete di commettere qualche banale errore. Punto. Un inizio di giornata che può ritrovarvi un po' con la classica irrequietezza che vi contraddistingue caratterialmente, quest'oggi. Nulla di grave, solo atteggiamenti frenetici che vi possono condizionare nello scorrere del quotidiano. Elemento positivo è senz'altro offerto da Giove nel segno amico dell'acquario, che vi dona sensibilità e ricettività verso l'ambiente. Da domani vi sentirete ancora più alleggeriti, specialmente se siete gemelli nati nel mese di giugno. Punto. Per voi si prospetta un periodo favorevole per quanto riguarda l'amore, se vi piace una persona fatevi avanti. Capitolo lavoro, possibili riconoscimenti e gratifiche. Momento di grandi investimenti e occasioni. Potete chiudere una compravendita importante, come una casa. Datevi da fare. Punto. Per i gemelli oggi l'ideale sarebbe prestare la massima attenzione alle situazioni che si presentano davanti. Mantenete sempre una certa prudenza prima di prendere decisioni importanti. A volte è meglio ponderare bene prima di dire sì o no. Punto.
Come indica l'oroscopo di Paolo Fox, oggi dovrete prestare la massima attenzione a tutte le situazioni che vi passeranno sotto al vostro naso. Dovrete avere la massima prudenza prima di prendere decisioni importanti, punto. Il vostro stato d'animo è il subbuglio. Cercate di fare chiarezza, specialmente per le persone che vi sono accanto e che soffrono insieme a voi. Hanno diritto a conoscere quali siano i vostri dubbi, ancora prima che li abbiate risolti, punto. Potreste insieme cercare il modo più giusto per affrontarli. Se invece sarete caparbi nel vostro atteggiamento, allora potreste incorrere in ulteriori problematiche ed incomprensioni. Cercate di non acuire i vostri rispettivi disagi, punto. Mattinata smart col supporto della luna focosa in sestile, seppure un pochino frenata dalla quadratura di Plutone. La caduta d'umore e di tono arriva dal pomeriggio, col passaggio della bianca signora nella vostra dodicesima casa, mentre Mercurio, che nella notte ha raggiunto il sole in pesci, vi riempie la testa di progetti per ora irrealizzabili. E andrà avanti così per un pezzo, punto. Amore ed Eros, d'amore proprio non se ne parla. Può essere un sogno, un obiettivo, oppure un oggetto di studio scientifico, quasi si trattasse di un coleottero da analizzare al microscopio. Piuttosto preferite l'amicizia, ma anche questa presa con le pinze, strano ma vero in tipi socievoli e comunicativi come voi, ma in questo momento così difficile e strano anche la vostra personalità subisce un cambio di passo chiudendosi in se stessa, o volando con la fantasia verso le regioni più recondite del subconscio, punto. Finalmente l'apatia di quest'ultimo periodo lascerà il posto ad un intenso desiderio di intimità che ti farà scoprire un Eros più intenso con il partner di sempre. Se appartieni alla terza decade, la tua sensualità sarà piuttosto accesa e saprai trovare nuovi modi per esaltare l'intesa sessuale con il partner. Punto. C'è la necessità di dovervi sintonizzare con più partecipazione emotiva alla vostra dolce metà. Questo nuovo giorno il Sole, Venere, Mercurio e Nettuno, in simultanea nel segno nemico, amatissimo dei pesci, vi possono rendere distratti verso le esigenze di chi vi ama. È vero che non siete un segno che colleziona smancerie e manifestazioni esteriori di affetto, ma, ebbene sappiate, che esiste anche la necessità di dedicarvi con più vicinanza e impegno alla vita di coppia, questo più in modo incisivo se siete nati in maggio, punto. Lavoro e denaro, grandi progetti in mente, che di primo acchito paiono subito realizzabili, ma non appena vi fermate a riflettere e tentate di realizzarli, vi rendete conto che da pedalare ne avete ancora parecchio. Disaccordo con il capo su questioni organizzative, lui la fa facile limitandosi a dare ordini, ma voi che li dovete eseguire e conoscete tempi e problemi, ben sapete che accontentarlo non sarà così facile. E glielo ribadite senza mezzi termini. Che ci provi lui a scendere direttamente in campo se non ci crede. Scoraggiamento pomeridiano, nonostante il supporto dei colleghi le cose non girano come dovrebbero, succede quando si punta troppo in alto senza l'approvvigionamento necessario e soprattutto senza un'idea precisa del sentiero da percorrere, punto. Oggi potrai affidare un incarico ad una persona di fiducia, sarai molto pretenzioso nei suoi riguardi. Dovrai però attendere i suoi tempi senza opprimerla. La terza decade avrà la possibilità di effettuare dei cambiamenti e di ritrovare la serenità che cerca da tempo. Sarà conciliante e disponibile verso tutti, punto. Lavorate duramente a un progetto che avete condiviso con altre persone o altre strutture che collaborano con la vostra azienda. I risultati che vi arrivano sono però di prim'ordine e vi danno l'atteggiamento mentale giusto per continuare e proseguire, punto. Benessere, energia pimpante per tutta la mattinata, ma dal pomeriggio improvviso calo di tono. Mantenere lo sguardo fisso al monitor dopo un po' vi stanca visibilmente gli occhi, che vi si arrossano e prendono a lacrimare. Se non avete a disposizione la lacrima artificiale o almeno un buon collirio all'eufrasia o alla camomilla, dovrete attendere stasera per prepararvi celermente un impacco lenitivo e trovare finalmente sollievo. Luce artificiale da abbassare al minimo almeno per qualche ora, punto. Con tutti quei pianeti contro, sarete sovraeccitati e troppo ansiosi. Anche se pensate di potervelo permettere, non negative il sonno, disturbato dalla troppa attività fisica e mentale. La lattuga verde ha proprietà calmanti e antidepressive, mangiatene a volontà, punto. Per lei,
L'amica in difficoltà si rifiuta di rivelarvi i suoi segreti, perciò ci restate male, vi crede forse inaffidabili? Assolutamente no, peccato siate così chiacchierone, punto. Per lui, qualcosa vi dice che è arrivato il momento del controllo periodico dall'oculista, occhi infiammati e magari anche difficoltà a mettere a fuoco, rassegnatevi, dopo i 40 prima o poi l'occhiale arriva, colore delle emozioni, verde petrolio, punto. Barometro dell'umore, coperto, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.